Bella a tutti ragazzi, eccoci qui con la quarta giornata di campionato di Serie A Live, Juventus Chievo, signori. E niente, qui ogni volta la formazione mi rompe le palle, adesso la sistemo ogni volta prima di avviare il video, così risparmiamo un po' di secondi, che non è sempre meglio, no? E va bene, mettiamo questa volta Asamoah, sì. Lo mettiamo, vediamo chi c'è in campo. A posto di Pepe. E si può partire così, anzi no. Devo controllare la difficoltà. Esperto. Sì, dai, sì, esperto. Metto, ragazzi, d'ora in poi metterò 4 minuti. Così il video dura meno. E secondo me è meglio perché poi 15 minuti di video ogni volta non è una cosa buona, intanto traversa, perfetto. Vabbè dai, si inizia con la partita, signore, con la telecronaca, la mia fantastica telecronaca. Ok, questa era assolutamente una cazzata. Va bene, si inizia la partita, palla al Chievo. Paloschi quindi per Etemange, come cazzo si chiama, non lo so. Bradley, ancora Etemai. Scatta, passaggio indietro per Jokic. Jokic si gira su se stesso, torna indietro e salta Samoa Jokic. Jokic, passaggio per Etamai, che prova a fare un passaggio filtrante, ci riesce, trova Pellissier che mette un cross in mezzo, ma c'è Gigi Buffon che può controllare il pallone. Quindi passaggio, sbagliato però, e quindi ancora il Chievo con Etamai, ma Giovinco recupera palla e la perde nuovamente. Ancora Etamai, Pellissier in area di rigore, ma c'è Barzagli che ferma tutto, però ancora Chievo con Jokic, passaggio per Bradley. Bradley, posizione di tiro di Bradley. Bradley in area di rigore, il tiro murato da Barzagli. E la Juve può ripartire con Vidal. Passaggio per Linksteiner. Linksteiner avanza lui. Linksteiner, passaggio per Vidal. Vidal si gira. Vidal, il tiro di Vidal con il sinistro. Tiro, diciamo, brutto. E quindi palla fuori, lontano dal palo. Nessun problema quindi per il portiere del Chievo, che effettua questa rimessa laterale sbagliata però. Quindi Vucinic, passaggio sbagliato. Bradley recupera Tereu. Come cazzo, che cazzo sono questi giocatori? Non li conosco. Ah, intanto passaggio filtrante in area di rigore con Paloschi che viene fermato da Barzagli. No, rigore, viene fermato commettendo un fallo, quindi calcio di rigore per il Chievo, batterà Pellissier. Pellissier contro Gigi Buffon. Pellissier, la finta, il tiro, parata di Gigi Buffon. Incredibile, la Juve si salva. Ma ancora il Chievo in attacco con Rigoni. Pellissier viene fermato da Pirlo. Pirlo, passaggio per Marchisio. Marchisio avanza, palla al piede, ancora Marchisio, il tiro da fuori. Fuori di pochissimo, dalla lunghissima distanza. Ottimo tiro da parte di Marchisio, ma purtroppo non si insacca nella rete. E siamo al 28esimo, mi sembra. Ancora 0-0, Pirlo. No, 21esimo, scusate, Pirlo. Vucinic. Una serie di finte di Vucinic. Palla per Giovinco, che allarga per Vidal, il tiro di prima. Inguardabile, conclusione da dimenticare. Di rimessa dal fondo, dal portiere del Chievo. Spazza via nelle parti di Paloschi, che sbaglia il colpo di testa, quindi Pirlo può recuperare. Pirlo deceglie. Vucinic vede l'inserimento di Marchisio, che a sua volta passa per Giovinco. Giovinco adesso viene fermato. Giovinco recupera la palla però. Giovinco allarga nelle parti di Asamoah. Asamoah, qualche finta di Asamoah. Il tiro! Sul primo palo il portiere si allunga e manda la palla in calcio d'angolo. Quindi, primo calcio d'angolo della partita lo batte la Juve con Pirlo che mette in mezzo. Non ci arriva Barzagli. La difesa del Chievo può spazzare via. Quindi, si riparte con una rimessa laterale per la Juve. Linksteiner per Asamoah sulla fascia destra. Può mettere un cross in mezzo. Lo fa Samoa, più che un tiro che un cross che va a mettere paura al portiere del Chievo, ma spazza la palla ancora in calcio d'angolo, quindi un altro calcio d'angolo per la Juve battuto da Pirlo nelle parti di Barzagli ancora, ma non ci arriva e spazza la difesa del Chievo. Un po' di respiro, non mi sono fermato per vabbè.
Rimessa laterale della Juve battuta da De Celle, De Ceglie, comunque. Ancora Linksteiner per Vidal. Vidal, Veronica di Vidal, il tiro di Vidal, alto, sopra la traversa, nessun pericolo per il Chievo. Quando siamo al 35esimo, Juve 0, Chievo 0. Rimessa da Sorrentino, ancora spazzata via, classica. Palla al Chievo, Bradley. Bradley sulla fascia destra, ba Bradley viene fermato da Pirlo, molto bene, passaggio filtrante per De Ceglie. Paolo De Ceglie avanza, palla al piede, molto veloce Paolo De Ceglie, passaggio filtrante per Marchisio, 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 Marchisio viene fermato da Cesar, spazzata via dal Chievo, ma ancora palla alla Juve con Linksteiner, Linksteiner passaggio per Vidal, Vidal a Samoa, Samoa finta, Samoa si guadagna la rimessa laterale da un'ottima posizione per la Juventus, Linksteiner quindi. A Samoa, Samoa si allunga la palla, si gira Samoa, ancora un'altra rimessa laterale per la Juve, che man mano si va sempre avvicinando. A Samoa quindi, Vidal, Vidal, cross in mezzo di Vidal, dove però c'è Rigoni e spazza la palla via. Ma il Chievo sbaglia, ma recupera palla con Terò, ma ancora Pirlo che insiste, Pirlo si fa fermare ancora da Cesar. Partita diciamo molto lenta, nessun pericolo. Nessuna azione pericolosa o da palla gol per entrambe le squadre. Quindi diciamo che è una partita ferma, molto combattuta. A Samoa, ma finisce il primo tempo sullo 0-0 tra Juventus e Chievo. Non farò nessuna sostituzione, andiamo subito avanti con la partita. Palla alla Juve per questa volta. Vucinic che nel primo tempo praticamente non si è visto, adesso si vede con questa cosa orrenda. Il Chievo può partire in attacco con Rigoni, ma c'è De Ceglie che blocca tutto. Vucinic, Marchisio, Giovinco. Giovinco, passaggio filtrante alto nelle parti di Marchisio, ma niente da fare. La difesa del Parma, sì, del Parma, del Chievo, ferma tutto. Allora Paloschi, passaggio sbagliato nelle parti di Vidal, ma si fa rubare palla. Intanto c'era fallo, l'arbitro non vede. Quindi Chievo ancora con Etemai. Mai all'indietro per Jokic. Jokic finta, se ne va. Rigoni. Rigoni sbaglia il passaggio. La Juve può ripartire con Marchisio, ma si fa rubare la palla Marchisio. Ancora Pirlo che recupera la palla. E partita, diciamo, molto confusionata. Vucinic. Vucinic Giovinco. Giovinco vede l'inserimento di Vidal, ma c'è il colpo di testa di Rigoni. Il Chievo può ripartire con Jokic. Terù, penso che si dice così, non lo so. Terù, passaggio filtrante, Paloschi, Paloschi, rigore, rigore per il Chievo, il secondo rigore per il Chievo di questa giornata, il secondo rigore di nuovo Pellissier contro Gianluigi Buffon. No! Come ha fatto a non pararla? Ero convinto che era una parata, guardate. No, non ci credo, non ci credo. Vabbè. 1-0 Chievo, quindi di rigore il gol. Primo rigore sbagliato da Pellissier, secondo però non sbaglia, mette la palla dentro. Pirlo, Asamoah, Marchisio, Vucinic, ancora Marchisio, Marchisio in area di rigore, Marchisio, il tiro di Marchisio rete! Claudio Marchisio! 1-1 al 64esimo, signori. La Juve che pareggia subito i conti senza perdere nessun tempo, sì, nessun tempo, senza perdere tempo. Adesso però la Juve deve provare a passare in vantaggio. Samoa cade, non si sa come. Chiamo ancora in attacco però con Bradley. Passaggio filtrante nelle parti di Paloschi, Paloschi in area di rigore, Paloschi passaggio però sbagliato, Linksteiner. Marchisio, l'autore del gol, Marchisio, il principino. Marchisio avanza ancora, palla al piede, Marchisio, Marchisio. Non c'è nessuno, non c'è nessun compagno a ricevere. Passa indietro quindi per Pirlo, ancora Marchisio. Giovinco, il tiro a giro di Giovinco, inguardabile. Niente da fare quindi. Sarà
Siamo al 71esimo quando siamo ancora 1-1, ma mi sa che adesso faccio una bellissima sostituzione. Vediamo chi c'è in panchina disponibile. Mettiamo Matri, dai, a posto di Giovinco. Poi mettiamo Bonucci, dai. Bonucci a posto di Barzagli. E vabbè, poi la terza sostituzione non la spreco. Niente, quindi queste due bellissime sostituzioni. Bellissime. Vabbè. Rimessa dal fondo da parte di Sorrentino, ancora palla lontano. Preciso però il passaggio, però sbaglia il colpo di testa, quindi Samoa può recuperare la palla. Linksteiner, Pirlo, Marchisio. Marchisio allarga nelle parti di Vucinic. Vucinic sulla fascia sinistra, Vucinic prova a sfondare, ce la fa, Vucinic si gira, Vucinic un cross in mezzo nelle parti di Asamoah che non ci arriva però, c'è Jokic a intercettare tutto. Rimessa laterale per la Juventus nelle parti del centrocampo, un'altra sostituzione in dado del Chievo. Linksteiner, Vidal Asamoah se ne va, Asamoah. Cross in mezzo, Jokic respinge, calcio d'angolo per la Juventus, ancora una volta. Quindi Pirlo mette la palla in mezzo nelle parti di Chiellini, però che non ci arriva. È ancora Pellissier, che può far ripartire l'azione del Chievo. Pellissier sbaglia il passaggio, ma recupera la palla. Ancora Pellissier, però Vidal ferma tutto. Quindi Marchisio allarga il gioco nelle parti di De Ceglie. De Ceglie, ancora Marchisio, prova a sfondare, Marchisio in area di rigore, Marchisio si gira, Marchisio, il tiro a giro di Marchisio, fuori di poco, alla sinistra del palo, 83esimo, ancora partita ferma sull'1-1, le partite che ho fatto quasi tutte sono finite con un pareggio, mamma mia che palle, oh, Vidal con la palla si fa recuperare però, e chiama ancora che può provare a fare l'ultima azione con Bradley, ma viene fermato da Pirlo. Ancora Bradley però insiste, passaggio sbagliato, ferma tutto Bonucci. Quindi Pirlo allarga il gioco nelle parti di Vidal. Vidal Matri, passaggio filtrante alto nelle parti di Vidal, ma Cesar con un colpo di testa ferma tutto. Però insiste ancora Vidal, ma niente da fare. E Temai può far ripartire di nuovo il Chievo con l'ultima azione. Pellissier. Scambio perfetto. Pellissier ancora insiste. Viene fermato da Vidal. Vediamo se la Juve ha niente da fare. Stavo dicendo l'ultima azione, ma niente da fare. L'arbitro fischia la fine di gioco. E finisce così la partita. Quindi Juventus 1, Chievo 1. E niente, l'episodio di oggi finisce qua. E come sempre voi lasciate un mi piace, commentate, ci becchiamo al prossimo video, bella!